Allora, con Jacopo Botto, vittoria Vero Valley 3-1. Dopo quel primo set non era proprio pensabile. No, assolutamente no, però abbiamo cercato di entrare in campo più tranquilli possibile. Infatti poi si è visto, abbiamo espresso il nostro gioco nel miglior modo possibile ed è arrivata la vittoria. È arrivata la prima vittoria in casa dell'anno, la seconda consecutiva e seconda stagionale. Per la prima volta non siete più ultimi, cambia tutto sostanzialmente. Speriamo, il campionato è ancora lungo, adesso dobbiamo continuare a lavorare in palestra. Adesso abbiamo 2 settimane di tranquillità, diciamo, e poi si riprende il 18 con Piacenza. Dobbiamo continuare a lavorare in palestra e continuare a migliorarci. Dicevamo di quel primo set, in quel primo set l'unico che ha dato segni di vita che segni di vita eri tu, poi man mano sono spuntati gli altri, però diciamo che sei stato un po' il trascinatore questa serata. Sì, vabbè, ma stavo bene fisicamente, avevo voglia di fare bene, però se io ho giocato bene anche merito della squadra, e anche la squadra dopo dal secondo set in poi è stata a giocare alla grande, quindi sono contento perché ci voleva, ne avevamo bisogno e speriamo di continuare così. È quasi un peccato fermarsi adesso. Sì, sarebbe veramente un peccato, però insomma il campionato ci dice questo e attendiamo Piacenza. Perfetto, grazie. Complimenti ancora.